Nel momento della pausa di questo seminario, dopo la relazione molto dotta della professoressa Maria Carosella, siamo in compagnia di Gina Gioia, che è vicepresidente del Cantiere, questa associazione di cultura politica che ha organizzato questo seminario qui all'Hotel Aleph Boscolo. Gina, come ti sembra che stia andando questo seminario intitolato L'abbecedario della politica? Mi sembra che stia andando molto bene. La professoressa Carosella è stata bravissima a darci degli spunti molto interessanti sulla lingua, sulla cultura della nostra lingua fondamentalmente, e quindi che ci possono permettere di coltivare ancora meglio la lingua italiana. E il nostro obiettivo, quello di scrivere l'abbecedario della politica in questa maniera, viene arricchito dalla base, insomma. Abbiamo la possibilità di riflettere sulle parole, cominciando a capire già come sono nate le parole, quindi anche come sono state modificate all'interno della storia della lingua italiana. Adesso chiederemo probabilmente ai nostri ospiti di darci una mano, ai nostri illustri ospiti di darci una mano sulla redazione del nostro abbecedario della politica, dal momento che loro hanno mezzi culturali molto potenti rispetto ai nostri, dal momento che loro da una vita studiano l'evoluzione della lingua italiana. Peraltro mi pare di aver capito, ho sentito Pierpaolo Segneri che ha detto che alla fine in qualche modo si elaborerà un documento di sintesi di questi lavori. Sì, cercheremo di fare un documento di sintesi, anzi sarebbe bello che riuscissimo a pubblicare le relazioni fatte a questo convegno. Adesso sono arrivati anche degli altri ospiti, è arrivata una filosofa del linguaggio e c'è anche un'altra studiosa della lingua nel sistema politico inglese, e credo che faranno degli interventi per cui magari riusciamo a pubblicare dei lavori anche più completi. Grazie Gina Gioia, e a questo punto buon seminario.